Ciao, oggi darò continuità al video precedente in merito all'importanza del manuale Valutatori Dance Goal System per valutare una prestazione di danza sportiva. Puntualizziamo una cosa: nella danza sportiva è evidentissima la più totale mancanza di conoscenza della parola sport. Che cos'è lo sport? Perché il 26 giugno 2007 la FIZ ha ricevuto l'atteso riconoscimento di Federazione Sportiva Nazionale, festeggiato in occasione dei campionati italiani di danza sportiva che si sono svolti a Bologna, dove sono andati in pista nei 10 giorni di competizione oltre 31.000 atleti. Ma tutte queste persone erano allora e sono oggi consapevoli del significato della parola sport? No, assolutamente no. Molti non sanno di cosa si tratta, che cos'è lo sport, non hanno la più pallida idea. A partire, comunque, è stato il suo presidente di allora, che proprio per questo motivo è stato radiato, e proprio per questo motivo che oggi si adopera a smembrare tutto ciò che è stato fatto. E cosa si era e si è fatto in tutti questi anni? Si è pensato di trasformare la danza sportiva in sport in fiera, pertanto non in uno sport, ma in una fiera. Una sorta di esposizione di prodotti, i ballerini, dei più svariati settori, le discipline, dove prendere ordinazioni e dove acquirenti, mediatori e venditori fanno trattative. Dove acquirenti, mediatori e venditori sono i giudici, i dirigenti e i tecnici. Dove si mediano, si vendono e si acquistano i risultati. Un luogo di contrattazione. Sì, avete capito bene. Una fiera. Per inciso, la fiera dei campionati italiani di danza sportiva. Ma che sport è? Uno sport che si svolge in un contesto e con un concetto di una fiera? Lo sport ha una definizione ben precisa che abbiamo riportato sul manuale Valutatori Dance Goal System. Lo sport è un'attività fisica, giocosa, pacifica, competitiva, regolamentata che ha come obiettivo la vittoria. Senza regole non c'è lo sport. Lo sport è legato al processo di civilizzazione. Soffermiamoci sulla parola regolamentata. Con gli attuali sistemi di giudizio non è regolamentata. Il giudice con gli attuali sistemi di giudizio può liberamente esprimere qualsiasi giudizio ed il suo giudizio è insindacabile. Inoltre, non si deve giustificare. Al migliore può dare il voto peggiore e viceversa. Questo comporta la banale equazione del chiunque può giudicare, ma questo non lo rende un giudice. Ora assistiamo allo smembramento della federazione e non percepisco che il popolo della danza sportiva se ne sta rendendo conto. La riduzione da fiera a struttura per le sole categorie classi top con gli stessi sistemi di giudizio non renderanno la danza uno sport vero, ma un luogo di contrattazione più facilmente gestibile. Con questo ho concluso. Un caro saluto da Davide Gabbusi, ci vediamo al prossimo video con la continuazione di questo importantissimo argomento. Se non lo avete fatto, fate la vostra iscrizione al canale YouTube Dance Goal System. Mi aspetto i vostri mi piace e i vostri commenti. Ciao!